L'estate è il mare, gli ombrelloni, la voglia di fare i fannulloni, sempre in cerca d'emozioni, mischiando alcol come pozioni. L'essere si sta in piazzetta con una birra e una sigaretta. Abbiamo consumato l'adolescenza aspettando la nostra partenza. In città parti in disco, torno senza cash, quale fisco? Musica alta, la folla balla, sogniamo un chiosco in spiaggia a far festa fino al mattino. Quale colazione? Mangiamoci un panino. La gente ci guarda allibita, quanto è bella la vita. Ma la notte si sa, sapore d'estate in città, piedi nudi sulla spiaggia, la sabbia è calda. Ma la notte si sa, odore di festa in città, piedi nudi sulla spiaggia, la gente balla. Presto, coda inclusa, la macchina va piano da quanto è piena, dell'allegria se ne abusa, la gente è divertita e non più seria, arrivati a destinazione, subito il costume gara di immersione, ciabatte infradito nessuna distinzione, sfoderando l'occhiale da sole, ragazzi in bikini abbronzate, speri non siano fidanzate, vai in quarta le offri una granita, non ci sta è intimidita, ti passa il ciel della sua amica, parla solo lei della sua vita, quest'estate è finita, tornerà in città senza la tipa. Ma la notte si sa, sapore d'estate in città, piedi nudi sulla spiaggia, la sabbia è calda. Ma la notte si sa, odore di festa in città, piedi nudi sulla spiaggia, la gente balla. Buonasera ragazzi, buonasera Pollastrelle, siamo ritornati live anche questa sera, ma non con un ospite tutto d'un pezzo, questa sera con due ospiti tutto d'un pezzo. Abbiamo Paolo Vista e Gianluca Lo Cicero. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao a tutti. Allora ragazzi, innanzitutto la prima domanda che vorrei subito farvi al volo è: in Italia l'MMA come viene visto? Guarda, sinceramente questo dipende un attimino, secondo me, da come viene anche trasmesso, prima appunto di valutare come appunto viene visto e come viene trasmesso. Può essere trasmesso da dei buoni enti di promozione, che nell'ultimo periodo stanno facendo veramente un ottimo lavoro sia per quanto riguarda la trasmissione sui dispositivi, quindi quanto riguarda il discorso in streaming, per quanto invece riguarda poi la vera e propria organizzazione di eventi. Ora potrei citare una serie di promoter che appunto danno vita a degli scenari, scenari sportivi che hanno innalzato parecchio ultimamente di livello. Io voglio chiedere una cosa a Gianluca. Sei pienamente d'accordo con quello che ha detto Paolo o c'è qualcosa che cambieresti? No, ma ha pienamente ragione, secondo me. Dipende anche da zona a zona della penisola, insomma, perché sicuramente ci sono città più avvantaggiate rispetto ad altre e stanno sviluppando l'MMA in maniera diversa. Tipo a Roma ci sono una decina di realtà, tra cui 3-4 molto importanti. Adesso non sto qua a nominarle, perché comunque sono, nel nostro ambiente sono arcinote,
come anche nel nord-est dove ci sono io, insomma, a Padova, a Verona, abbiamo delle belle scuole e tanti atleti pro che si stanno mettendo in luce. Nel meridione un po' più difficile a causa appunto delle strutture magari anche ci sono meno atleti, però come dice Paolo, anche in Puglia ci sono adesso delle realtà importanti e speriamo che col proseguo insomma degli anni ci siano anche altre nuove situazioni che si possono magari venire a creare in Calabria, Sicilia, eccetera. Ok, ciao. Giusto. No, bella, ma... una dei miei figli. Mi fai vedere. Eccola qua. Ciao. Allora, io una cosa che volevo chiedervi è perché nell'MMA si propongono atleti provenienti da arti marziali tradizionali? Perché comunque, se posso rispondere, certo. Perché comunque le MMA hanno appunto delle origini, sono l'acronimo di Mixed Martial Arts, quindi arti marziali miste, trovano la loro origine, il loro fondamento almeno in una disciplina di queste. Cioè un atleta di MMA non nasce direttamente come atleta di MMA, o almeno si sviluppa dopo aver conosciuto a fondo almeno una disciplina tradizionale, che okay. possa essere la box, che è abbastanza ha delle radici abbastanza profonde come periodo storico, intendo. Possiamo parlare di judo, jiu-jitsu, se ci vogliamo spostare verso il Giappone, possiamo parlare della Muay Thai, se vogliamo andare verso la Thailandia. Aikido. Poi è l'insieme. Come, prego? Aikido. L'Aikido, certo. L'Aikido rientra, ecco, l'Aikido addirittura viene dalle basi al jiu-jitsu. Quindi parliamo di un qualcosa ancora più antecedente. E oggi possiamo dire che magari a differenza di 10 anni fa abbiamo i cosiddetti fighter di terza generazione, cioè magari quando ho iniziato io, quando è iniziato Gianluca, sicuramente tu vedevi incontri di MMA dove c'era il pugile che magari tendeva a scambiare più di pugilato e il judoka che magari invece tendeva a scambiare un po' più da lottatore, un po' più da judoka. Ecco, oggi invece questo discorso non lo vediamo più, per fortuna, proprio perché siamo entrati in una fase in cui ci siamo evoluti, dove il combattimento appunto si evolve nelle mixed martial arts, quindi in arti marziali miste, in diverse discipline tradizionali che poi nel loro complesso sviluppano quello che è lo show, la UFC per esempio, che è la più grande promotion al mondo, ha montato su. Però le MMA, se per questo le praticavano anche i gladiatori quando facevano la lotta nel Colosseo, quindi una loro origine antica di per sé l'hanno anche loro. Io volevo collegarmi a quello che ha appena detto Paolo e chiederti, quindi possiamo dire che nell'MMA alla fine c'è un po' di italiano, diciamo, o sto esagerando? Cioè, guardando la storia, diciamo, col fatto comunque dei gladiatori, queste, la lotta greco, i romani, queste cose qua, diciamo che c'è molto della storia italiana. Beh, io che sono un greco romanista puro, posso dirti che è il primo sport olimpionico, quindi la pancrazio era la lotta, diciamo, antica, che si svolgeva appunto nei Colossei, nelle arene, ed era, diciamo, qualcosa che più si avvicina all'MMA moderna, chiaramente con i dovuti paragoni e i dovuti metri di giudizio. Come dice Paolo, c'è proprio un'evoluzione del fight dell'MMA. Cioè, se guardiamo i primi pionieri e i primi UFC, quindi UFC 1, 2, 3, addirittura entravano con, non so, il judoka entrava col kimono e il pugile entrava vestito da boxer. La seconda fase avevi il fighter che veniva appunto dal mondo dello striking contro fighter che veniva dal mondo lottatorio. Adesso c'è l'evoluzione, quindi il fighter 2.0, che deve essere pronto, bravo e preparato in tutte le fasi di combattimento, quindi sia in piedi che a terra,
nel wrestling, che nella lottatura, nel jiu-jitsu, quindi sono molti atleti che addirittura non provengono da nessuna disciplina, iniziano con l'MMA e riescono a trarre i frutti maggiori da ogni disciplina, perché è chiaro che poi molte cose della greco-romana non sono utili nell'MMA, molte cose del pugilato non sono utili nell'MMA, ma bisogna cercare di trovare quella giusta alchimia tra tutti gli sport da combattimento che si sono sviluppati nel corso degli anni. Ok. In quale criterio, quale base vengono stabiliti gli accoppiamenti per gli incontri? Paolo? L'abbiamo perso. Paolo? Vabbè, Paolo fa... Sembra il presidente? Bloccato, poverino. Vabbè, tu mi senti ancora, Gianluca, vero? Sì, ti sento. No, vai, gli accoppiamenti di incontri dipende dalla promotion. Cioè, io per dire sto combattendo soltanto all'estero, perché ho un manager che è tedesco, che mi ha fatto conoscere la realtà tedesca, e quindi lì l'MMA è sicuramente in una fase di sviluppo totale, e ci sono varie promotion e pagano molto meglio rispetto all'Italia, e gli accoppiamenti o diciamo il matchmaker, cioè chi organizza gli incontri, cerca insomma di vedere magari quanti incontri hai fatto in passato, le tue vittorie, le tue sconfitte, e poi magari cerca di trovare chi nello specifico ha delle caratteristiche magari diverse dalla tua, quindi mm-hmm. puoi trovare il lottatore contro lo striker o viceversa, però è chiaro che dipende sempre dalla promotion, poi anche se è il main event, cioè il punto principale, il co-main event, oppure la preliminary card, e poi in base anche alla borsa che viene proposta. E ripeto, in Italia le borse sono veramente ridicole, mentre in Germania comunque sono borse assolutamente discrete, che poi se tu dovessi, qualora tu potessi vincere, la borsa aumenterebbe poi nel match successivo, mentre in Italia questo non avviene. Cioè più vinci e più guadagni, cioè sembra una, certo, una pubblicità, certo. Ok. Diciamo che la borsa viene rotata quando scorre, esatto, in base al record che hai. In base al record, più va avanti il tuo record, più diciamo guadagni. Ok, capito. Sì, più hai un record positivo. Ovviamente dipende con chi hai quel record, nel senso che puoi avere anche 10 vittorie e 0 sconfitte, però magari le 10 vittorie hai con 10 pecorelle, e magari c'hai una sconfitta, però ce l'hai con la sconfitta con Conor McGregor, insomma, voglio dire. No, ha detto Conor McGregor, se n'è andato Paolo. Ah, ok, sei ritornato. Però un po' di tiro, scusa. No, perché ho visto che appena hai detto Conor McGregor, pensavo fossero i poteri forti che ci vogliono. No, ma adesso, infatti la cosa che io cioè non condivido, secondo me avere un record fasullo è qualcosa che mi veramente mi deprime. Beh, in Italia pensano più al record che a fare MMA, e pensano che poi potessero venire essere chiamati magari da promotion importanti, ma in realtà poi è come neve che si scioglie al sole, nel senso che poi trovi fighter forti e finisce là la tua carriera. Come dice Paolo, se trovi la pecorella in 10-0 e dopo all'undicesimo match si capisce che passa sei fatto. Io preferisco combattere con gente forte e perdere magari, però perlomeno avrei affrontato gente di un certo calibro. Tipo io, gli ultimi che ho affrontato in Germania sono tutti, era 7 in graduatoria, l'ultimo era 8, quindi, e ti ripeto, in Germania ci sono molti atleti di più rispetto all'Italia, però non mi interessa l'esito. Io spero sempre di offrire un buon spettacolo, di combattere e di dimostrare comunque il coraggio e il valore in gabbia. Poi io non so se Paolo condivide il mio pensiero, però... Certo, no, in pieno, lo condivido pienamente. Purtroppo... Vai. Qui purtroppo, come diceva bene Gianluca, c'è chi fa il trampolino, si dice in gergo da noi,
usa quindi fighter magari esordienti per saltare, quindi li usa come trampolini per lanciare la sua carriera. È un modo un po' sporco, diciamo che chi, solitamente chi viene dai nostri sport ha dei fondamenti principalmente di onore e rispetto. Quindi per come la vedo io e per quello che ho capito anche Gianluca, avere combattere con dei ragazzi che magari sono alle prime armi, quando noi invece siamo dei professionisti da decenni, insomma, diventa un po' anche sbagliato. Quindi posso dire che uno praticamente, diciamo forte, io non dico, combatte con 10 esordienti veramente scarsissimi, poi va nello score come se fosse... Cioè, diciamo, ho battuti 10, sono il più forte, per farti capire, no? Sì, succede. Sì. Non è proprio così che funziona, nel senso che comunque è un ragazzo che ha magari 5 vittorie, 6 vittorie, difficilmente gli metteranno un ragazzo che ha una vittoria o magari ha 0 o 2 vittorie e una sconfitta. Cioè, comunque, chi organizza tende a... stabilire dei match abbastanza equi, pure per garantire una sorta di proseguo dell'incontro, perché poi se io promoter sbaglio a organizzare gli incontri e ci metto incontri fatti un po' male, gli incontri mi dureranno 2 minuti, tutta la serata mi sarà durata 5 minuti, quindi devo anche essere un po' bravo a piazzare i vari personaggi. Diciamo che non pensavo tutto questo business e questa furbata degli esordienti, non la penso, cioè, non me l'aspettavo, devo essere sincero, sta cosa. È quello su cui si gioca molto in Italia, purtroppo, non voglio dire sull'ignoranza, ma sulla disinformazione che c'è anche nel nostro sport. Spesso, infatti, vediamo personaggi che magari su carta sono ottimi istruttori, poi tecnicamente lasciano molto a desiderare. Perché appunto c'è questa disinformazione, invece dietro l'MMA posso dire che c'è tanta preparazione, tanta roba, cioè veramente c'è tanta gente che ci lavora dietro, non è proprio una cosa così, dai, andiamo a fare a pugni in un ring e buonanotte, no? C'è tanto lavoro dietro. Ok. Prima parlavamo degli incontri, volevo sapere quali e quante sono le classi di peso nelle federazioni MMA? Ma beh, sono nell'UFC che è la più importante, se non erro sono 7 classi di peso, correggetemi se sbaglio, se ricordo bene. Quindi diciamo... I pesi più leggeri mi sembra siano fino ai 70 kg, sono 4 categorie di peso, i 77, gli 84, i 93, cioè la mia categoria, e poi fino ai 120, che è l'ultima. Sì, sono 8 categorie di peso. Se un atleta non rientra nel peso? La borsa va all'atleta che invece è entrato nel peso, se si accetta di combattere. Però se una persona professionista deve rientrare nel peso, perché altrimenti è un cazzone, secondo me. Ti è mai capitato che qualcuno che si scontrasse sì, con te? Sì, mi è capitato, dopo ho accettato lo stesso di combattere, però non è un comportamento su me leale, corretto, anche se metà della borsa prendeva a me, però se io peso 93, faccio la dieta, faccio sacrifici per entrare, il giorno del peso è 97 e il giorno dopo magari 101, 102, capisci che la differenza insomma, è notevole e purtroppo è successo, dico poche volte, però è successo. Ok. Una domanda magari anche stupida, ma per la gente a casa che ci segue può essere una curiosità. Perché in alcuni match è presente la gabbia e in altri solo il ring? E quello dipende un attimo dall'organizzazione. Diciamo che queste cose qua le vediamo solo ancora in Italia, all'estero non le vediamo più. Vorrei fare una precisazione. La gabbia non è una cosa che serve per fare show, per dire che noi siamo cattivi ed entriamo in una gabbia. La gabbia serve come metodo di protezione perché ci sono delle proiezioni che se fatte su un ring
possono portare giù tutti e due, tutti e due gli atleti e rischiare appunto di farci male. Quindi la gabbia prima di tutto è una protezione che serve a noi, al pubblico, ai giudici, insomma, è una protezione. E purtroppo, è triste a dirsi, c'è gente che in Italia ancora pensa che la gabbia sia un qualcosa messa lì per fare show, per non so come descriverla meglio questa cosa qui. E come invece, l'uomo tigre, che combatteva nelle gabbie, ti ricordi? L'uomo tigre, Tigerman. Esattamente, ecco. Ecco, Gianluca ha fatto un esempio azzeccatissimo, oserei dire. Purtroppo c'è gente, ecco, la disinformazione porta anche a questo, a pensare queste cose qui che insomma un po' fanno da, come posso dire, descrivono male il nostro sport, perché noi non è che entriamo in una gabbia perché nella gabbia dobbiamo combattere, no, noi scambiamo delle tecniche marziali che richiedono veramente tanto, tanto impegno. La gabbia è solo un metodo di protezione. Ok, ok. Volevi aggiungere qualcosa, Gianluca? No, beh, appunto io amo il lavoro in gabbia. Cioè, proprio la gabbia, sai, il cage work, cioè proprio un giorno a settimana è dedicato solo alle proiezioni della gabbia. Poi, essendo appunto provengo dalla prima lotta greco-romana, quindi è la mia comfort zone, diciamo. Mi è capitato, per esempio, per l'ultimo match che avevo firmato un contratto in Germania, che mi avevano scritto cage, mi sono trovato il ring. Quindi a volte fanno delle sporcherie anche all'estero, purtroppo. Poi ti pagano di più che in Italia, quindi accetti di combattere nel ring, però è tutto un altro match, anche perché cambiano gli angoli, cambia un po' più i movimenti all'interno della gabbia, perché non è un ottagono, è un rettangolo, non puoi lavorare bene a parete, se magari ti sei preparato durante il camp a parete. Però diciamo l'MMA devi farla in gabbia, secondo me, nel ring non c'entra poco, diciamo. Ok, ok. La chat mi chiede... Io personalmente mi sento a disagio. Ok. No, c'è proprio tanto lavoro tecnico contro la gabbia. Addirittura ci sono atleti che vincono solo con la parete della gabbia, perché portano durante l'incontro sempre lì per fare prestazione, quindi... Quindi Gianluca ha ragione, serve la gabbia se fa l'MMA, se no stai a fare una mezza schifezza. Ok, infatti la chat mi scrive: quante ore vi allenate e poi quindi è meglio avere la gabbia? Sì, è meglio avere la gabbia, assolutamente. Poi io... La gabbia, sì, per rispondere invece alla domanda su quante ore, io in media mi alleno dalle 3 alle 4 ore al giorno. Ovviamente poi dipende da che tipo di lavoro stiamo facendo, dipende dal periodo, cioè se sono a 2 mesi dal match, se sono ancora in una fase dove devo sviluppare muscolarmente, un mese prima farò un lavoro di muscle up, quindi avrò dei tempi di recupero, dei tempi di allenamento, mentre se invece sono a 3 settimane dal match, quindi devo ultimare con dei lavori tecnici, sicuramente avrò altro tempo a disposizione, farò, ecco, diciamo che cambia a seconda della previsione di ciò che si deve fare. Però principalmente un professionista, io mi alleno in media dalle 3 alle 4 ore al giorno, escluso la domenica, solo la domenica mi permetto di festeggiare. Ok, tu Giallo? Io più o meno come Paolo, però mi alleno un po' meno, 2 ore al giorno per 6 giorni a settimana, ci arrivo bene, insomma, però anche perché sennò dopo non riesco più a recuperare. Altri miei compagni, tutti i team, si allenano 2 volte al giorno, magari fanno un'ora e mezza, però magari non hanno lavoro, insomma, hanno un'altra situazione quotidiana diversa dalla mia, io poi devo pensare anche al lavoro, ai figli, eccetera. Quindi, mo ti faccio una domanda critica, con l'MMA non si può vivere? Ma che vuoi vivere? Arrotondi, ma è difficile vivere. Vive Vettori, vive perché è l'UFC, ma gli altri, vive di Alessio, di Chirico, ma io credo che Paolo sposi il mio pensiero, l'MMA in Italia proprio non vive nessuno, assolutamente nessuno, l'MMA solo. Concordo in pieno con Gianluca, nel senso che comunque in Italia se devi campare con le borse che ti danno sui ring non ci campi.
perché veramente ha detto bene quando prima parlava di borse ridicole. All'estero diciamo che pagano di più, pagano molto di più, okay. Devi andare almeno una o due volte al mese, una volta ogni due mesi fuori a fare un incontro, una volta ogni tre mesi. Ovviamente considera che affrontare un incontro, sai che entri sano ma non sai come esci, quindi no. non è sempre una cosa programmabile. Io dico che magari puoi campare con l'MMA, nel senso che gestisci magari più palestra, gestisci più corsi, gestisci, se fai il promoter, fai il manager, allora riesci a camparci. Però se vuoi fare solo questo, devi spostarti all'estero. Devi fare come ha fatto Marvin Vettori, devi fare come fa magari qualche altro atleta di alto livello, come ha fatto Alessio Di Chirico, devi fare come ha fatto Alessio Sacara tanti anni fa, quindi spostare fuori, perché fuori pagano di più. Ma anche a fare l'istruttore di MMA che trovi a Miami in Florida, cioè non si prende quello che prendi qua in Italia, da 100 euro al mese in palestra l'abbonamento, no, l'istruttore lì a Miami si prende quasi mezzo stipendio che prendi qua, cioè è proprio inquadrato in un altro modo come tipologia di lavoro. Purtroppo noi siamo ancora con, io, a me piace dire che abbiamo la mentalità del pallone, andiamo ancora troppo dietro l'unico sport che abbiamo, che io non detesto, anzi a me il calcio piace tantissimo, però sono del parere che gli italiani abbiano bisogno e abbiano la possibilità, abbiano il talento di dimostrarsi anche validi anche in altri sport. E lo abbiamo visto con le Olimpiadi, lo abbiamo visto con il calcio, che siamo bravi, e lo stiamo vedendo con l'MMA, perché negli ultimi anni i fighter italiani si stanno distinguendo. E Marvin Vettori è uno di questi, però te ne potrei nominare altri. Certo, ora non voglio fare pubblicità a nessuno o qualche collega, però ci sono veramente bravi ragazzi che meritano spazio. Io appartengo magari, come Gianluca, apparteniamo a una di quelle generazioni un po' più vecchie, però i ragazzi che stanno nascendo ora, se seguiti da dei bravi istruttori, hanno veramente ottime possibilità di spostarsi all'estero e di farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti. Io spero che quello che sta all'estero a breve arrivi meglio in Italia, questo mi auguro. Vabbè, ok. Vabbè, la chat ovviamente ha scritto MMA in Italia, quindi non viene considerato. Beh, sì, non viene considerato. Poco. Non è che considerato. Siamo ancora agli albori, cioè siamo proprio indietro rispetto ad altre nazioni. E io ripeto, in Germania ci sono 5 promotion, ho combattuto i 4 e sono tutte nel pieno sviluppo, pagano bene, c'è un sacco di atleti fortissimi. E mentre in Italia le palestre si fanno la guerra una con l'altra, gli istruttori si guardano in cagnesco, i promoter sono 2-3 e non mettono una lira. Cioè, è una situazione veramente tragicomica. Mi fa un po' come quando ti dicono una cosa fatta all'italiana proprio, ecco, mi sta venendo in mente proprio... Poi il Covid adesso è ancora più difficile tutto... veramente, cioè, ha reso anche difficile allenarsi, cioè, sono due anni veramente che in Italia avranno fatto, se no, 4-5 eventi, penso, ma pochissimi atleti poi hanno potuto combattere. E ti ripeto, forse siamo fortunati noi che andiamo all'estero a combattere, ma non è questione di fortuna, è questione di avere anche i coglioni per andare all'estero, secondo me. Sì, concordo. Con quale frequenza combatto un lottatore di MMA? Ma come dice Paolo, bisogna vedere se esci da un infortunio o meno dopo un match, e questo succede purtroppo, per fortuna, molto spesso, però indicativamente massimo 4 match all'anno, 3-4 match all'anno, non ne fai di più. Come mai così poi, pochi? Paolo, rispondi tu, perché... Perché comunque tra un match e l'altro, anche se per esempio esci senza danni, va data comunque anche un controllo dei tempi di recupero, perché quando si prendono dei colpi, specialmente alla testa, cioè è vero che l'MMA è bello, un bellissimo sport, però comunque
ci stiamo tirando dei colpi che possono creare dei danni che noi al momento non riscontriamo subito. Quindi dopo un match ci serve per forza un periodo di stop, serve un'analisi dal medico, se è possibile magari se per esempio si è presi dei pugni al volto o dietro la nuca, anche se io non ho dolori, un controllo lo devo fare e comunque devo dare dei tempi di recupero. Per esempio io non me ne accorgo, ogni giorno mi ritiro che c'ho qualche dolorino, allora quando sento per esempio che ho il gomito che mi sta dando problemi, non posso subito aspettare un match, perché quel problema che io magari sto valutando ora, ti faccio un esempio, gli do un valore 3, poi in realtà magari vado sul ring e mi si rompe il gomito o mi si rompe il ginocchio e poi mi becco un anno se non due di infortunio. Cioè io come Gianluca sicuramente, io ho riportato diverse fratture nel corso di 10 anni, frattura alla mano, ginocchio, operazione al gomito, poi mi successe di avere un enfisema oculare, che si ruppe praticamente sotto l'orbita oculare, e presi una ginocchiata e il giorno dopo, mentre vi soffiavo il naso, mi si gonfia l'occhio. Cioè al momento della ginocchiata non vi scontrai nulla, il giorno dopo come andai a mettere aria si ruppe. Cioè bisogna dare dei tempi giusti, ecco perché bisogna avere anche delle borse che ti gratifichino, perché se io devo fare 3-4 incontri all'anno, insomma quell'incontro a me deve pagarmi 2-3 mesi di preparazione atletica, cioè non è che mi deve ripagare solo il giorno dell'incontro, mi deve ripagare una serie di cose che io ho fatto a monte. No, ma mi ha scioccato la questione che ti soffi il naso e ti rendi conto di avere dei problemi. Sì. Allora, è proprio pericoloso, cioè dopo l'incontro non devi assolutamente mettere per esempio aria nella testa, anche se tu non hai riportato grandi colpi, per sicurezza insomma si prendono delle precauzioni, ecco perché poi ci vogliono dei tempi di attesa tra un match e l'altro, come diceva Gianluca, molto lunghi, non dico molto lunghi però giusti, 3-4 match vuol dire fare un match ogni 3 mesi, che è una cosa più che giusta. Poi devi staccare la spina che è mentale, perché un camp comunque è dispendioso, certo. A livello testa, per dirti, io a me è capitato una volta che ho preso un soccer kick che era illegale da un atleta sempre tedesco e ho riportato la frattura delle ossa laterali nasali sia a destra che a sinistra, quindi sono dovuto andare in ospedale, fare l'attack e sono dovuto star fermo per dire 2 mesi, non potevo vedere cazzotti nel naso perché il naso me l'ho rotto non so quante volte, però quella volta lì avevo preso un calcio in faccia, tipo calcio di rigore che si usava il Pride, ma adesso non ho le regole, non impediscono di farlo, e ho riportato questo infortunio per raccontare un aneddoto insomma. Ma quindi il Pride non c'è più? È finito? Cioè non lo fanno più? No, il vecchio Pride non esiste più. Per fortuna. Il Pride ora è One Championship. Non so. È simile, però comunque non ci sono tutte le regole del Pride. No, il Pride una volta era veramente una guerra. È stato uno dei fondatori, il Pride. C'erano gli atleti. Ma io ho visto qualcosa di One Champions, però non so, mi sembra a me o si è abbassato il livello rispetto, forse nella mia impressione, poi. No, considera, no. Perdonami Simone, considera che in One Championship ha combattuto di kickbox l'ultima volta a Petrosia, cioè quindi non è proprio un livello basso. No, però direi, forse gli incontri che ho visto l'anno scorso, vabbè, può essere comunque, ragazzi. No, One Championship. E pagano anche molto molto bene, per dire, certo. Io comunque il penultimo incontro fatto in Germania è Road to One, se vincevi avevi la possibilità di firmare un contratto con One Championship in Asia. Ovviamente ho perso e quando passano i ferri riesci a prenderli e sono rimasto in stazione, vabbè.
Guarda, ho avuto lo stesso problema, se ti può consolare, Gianluca, uguale, identico problema. Identico. Ma esistono delle classifiche ufficiali dove riportano i migliori atleti di MMA o no? Sì. Su Tapology sono aggiornatissime. Per dire, in Italia saremmo una novantina di atleti professionisti da tutte le categorie di peso. Attivi che combattono saremmo, Paolo, correggimi se sbaglio, una quarantina, 45. Sì. In Germania invece è tutto diverso. In Germania io adesso, guardato dopo la sconfitta di sabato, sono delle categorie di peso, sono 22esimo, ma arrivi fino a 100 solo dei 93 kg. Figurati i pesi più inferiori, cioè è tutto diverso, sono molti più atleti e molte più promotion. Poi in Italia, vabbè, le classifiche trovano il tempo che trovano, quindi... non vuol dire nulla. Poco, insomma. Ok. Sì, invece le divisioni femminili MMA come sono in Italia? In Italia stiamo sulle MMA femminili, secondo me stiamo molto molto indietro. Cioè quelle maschili ancora stiamo prendendo un po' di spazio, ma quelle femminili purtroppo è proprio uno sport che alle nostre donne forse non va molto a genere, ne conosco poche che praticano MMA, magari più altri sport similari all'MMA o che camminano insieme all'MMA, tipo il pugilato, il Brazilian Jiu-Jitsu, però MMA proprio no, almeno io no, non so dalle parti di Gianluca, no, questo no, è un dato che mi manca. No, guarda. So, possiamo contarle di una mano, ne conosco due ragazze qua di Padova che combattono, e sono anche bravette, la Giulia Chinello, la Jasmine Favero, però sono veramente mosche bianche, nel senso che sono veramente poche gli atleti italiani. Infatti la Giulia Chinello ha combattuto anche lei parecchio all'estero, molto da Cage Warrior, ha combattuto l'Octagon a Brno, Repubblica Ceca, però altre non ne conosco sinceramente. Ok. La chat mi chiede cosa consigliano ad un ragazzo che vuole iniziare? Io il primo consiglio che gli darei è di non iniziare direttamente con l'MMA, ma di imparare bene una disciplina, quindi che scegliesse, che so, un buon istruttore di lotta o un buon istruttore di pugilato o magari di kick, di farsi uno o due anni e di valutare poi bene se passare un altro, se fare l'MMA, perché è come se io voglio studiare, no? Mi voglio laureare in un qualcosa e mi voglio preparare tutti gli esami tutti insieme. Beh, diventa un po' difficoltoso, bisogna fare una cosa per volta, imparare bene quella cosa e poi all'interno della gabbia metterci quello che si impara e che si impara bene, perché paradossalmente un ragazzo potrebbe venire in una gabbia di MMA a fare solo pugilato, avere un pugilato eccezionale e buttare a terra anche il miglior atleta di MMA. Ovviamente questo è un discorso che io faccio, è un discorso molto ipotetico, perché non esisterà mai uno che solo col pugilato ti vince l'incontro di MMA, se parliamo di livelli professionistici. Però è per spiegare che comunque è importante capire bene prima una disciplina e poi magari attorno a quella disciplina, quella preferita, costruirci il proprio stile di MMA. Almeno io penso in questo modo. No, io assolutamente, però l'unica differenza, io consiglierei di iscriversi per dire un paio d'anni, due o tre anni, un corso di wrestling, lotta libera o lotta greco-romana, e poi vedere se ti piace. Sì. E poi magari iniziare con il MMA, con lo strike, anche unirsi allo strike, perché se tu guardi anche molte divisioni di peso adesso, UFC, campioni provengono quasi tutti dalla lotta, diciamo. Usman ha imparato a tirare cazzotti, ma viene dalla lotta, per farti un esempio. Khabib, vengono tutte da discipline lottatorie, però come dice Paolo, bisogna secondo me capire prima e cimentarsi in uno sport a combattimento, in un'arte marziale all'inizio, e poi iniziare con la MMA.
Ok. Concordo pienamente con Gianluca. Qual è... Io per esempio vengo da una lotta, cioè ho delle basi di lotta. Prima di fare MMA ho fatto le nazionali di lotta libera, sono a cintura nera di jiu-jitsu, quindi poi ho iniziato a studiare il pugilato e alla fine, dopo altri 10 anni, ho messo insieme le due cose. Ok, e c'è un'età consigliabile per iniziare? Ma inizia anche mia figlia ha 7 anni, l'ho portata a fare greco-romana. Cioè, dipende. Adesso è questa, una volta no, ma adesso anche i bambini iniziano presto. Poi è chiaro, si stancano, dipende se continuano, però secondo me è meglio iniziare da bambini. Se hanno la fortuna di avere dei genitori che appoggiano questo tipo di sport. Poi magari anche se una persona inizia a 15 anni, 16 anni, 17 anni, va bene, però è meglio quando inizi. Prima inizi, meglio è. Come tutte le cose, insomma. Sì, io sono dello stesso avviso di Gianluca, nel senso che comunque se si inizia da piccoli, sia anche la cosa, diciamo, che è in più, è che c'è uno sviluppo magari osseo, muscolare, migliore rispetto a un ragazzo che magari inizia a 20 anni. Però ciò non toglie che se qualcuno vuole iniziare a 20 anni, può farlo, perché è uno sport che non conosce età e può anche diventare un campione, perché alla fine, se è veramente determinato, se ha talento, se la cosa piace, ti garantisco che può diventare un campione, non è importante l'età. Ed è poi uno sport che abbraccia tutti, puoi avere anche 50 anni e praticare le arti marziali miste, ovviamente. Non farai un calcio acrobatico alla Bruce Lee, però sicuramente un jab cross jab me lo saprei tirare. Ok, ma io mi hai lasciato basito, volevo capire, fino a che età uno può combattere, scusa adesso? La domanda è, io a 50 anni uno può combattere? Ancora con l'osteoporosi? No. Allora, guarda, ci sono atleti, ora magari ne nominerò uno che Gianluca conosce benissimo, perché è quello che ha fatto da padre l'MMA nel mondo. Soldati nominerai. Fedor Emelianenko. Esatto. Ok. Fedor Emelianenko è il nonno dell'MMA, e nonostante un nonno, sta dimostrando a tutti che è un nonno bello cazzuto, se posso farmi passare il termine. Sì, è una leggenda, è una leggenda. Ok. È una leggenda, sì, è una leggenda. Ciao ragazzi in chat, ciao Vanni. Allora, io volevo chiedervi ancora 2 o 3 cose, poi volevo fare un po' di mini gossip, diciamo così. Esistono dei controlli antidoping nell'MMA? Sì, esistono. Sì. Esistono l'USADA, l'UFC, però nelle altre promotion diciamo che latitano un po'. Paolo? C'è poco controllo. Almeno sulle promotion sia nazionali che internazionali a cui ho partecipato io, c'è poco controllo. O meglio, il controllo viene fatto da noi qui nel momento in cui magari facciamo il certificato medico, però è un controllo, cioè alla fine, che viene fatto da noi, dall'atleta, quindi di che controllo parliamo? Come si fa uno ad autocontrollare? Servirebbero dei controlli più seri, specialmente in alcuni scenari internazionali e in alcuni paesi in particolare. Ora non sto qui a fare quel paese, perché non mi sembrerebbe il caso, però posso dire che in Italia, nonostante andiamo a fiducia, non posso dire di aver mai trovato un avversario che facesse uso di sostanze illecite, o almeno penso di non averlo mai trovato. Spero di non trovarne mai uno, vado con la fiducia, perché io il primo ritengo che sia una cosa molto squallida quella di vincere facendo ricorso a delle droghe, e però ciò non toglie che servirebbero veramente dei controlli a tutela non solo dell'atleta e opponente che non ne fa uso, ma tutela dello stesso atleta che magari ne fa uso per vincere senza capire che si fa del male. E quindi è importante mettere dei controlli
questo giriamo sempre attorno, perdonami, ma giriamo sempre al discorso economico, sì. Perché pagare un medico che faccia questi controlli non costa poco. Cioè non è un qualcosa che magari viene sempre messo a disposizione dalla regione, dal comune, dallo Stato. Tante volte, voglio dire, bisogna far fronte a queste spese con le proprie capacità economiche. E un promoter dove può andare a tagliare la va a tagliare. Non parliamo di grandi magari di promotion. Ho capito, Paolo. Sì, preferiscono quindi tagliare e magari mettere i soldi in altre cose. Mettere a rischio magari la vita dell'atleta e non magari darsi, okay. Di questo è importante. Vanni, intanto scrivi il perché sei stato radiato da tutte le palestre nel 2000, mo sono curioso. Qual è la differenza fra KO e TKO? KO tecnico può avvenire anche in piedi, KO è quando vieni sdraiato e prendi sonno, diciamo, te lo dico in maniera in parole povere. Ok. No, è bello perché io voglio che sia chi è inesperto che ascolta capisca anche qualcosa in più, visto che non tutti sembra che non è che... Diciamo che c'è la disinformazione che Paolo dice. È bello portare un po' di informazione. L'MMA e il Vale Tudo sono la stessa cosa o sono due cose differenti? Ma diciamo che l'MMA trova le sue origini un po' nel Vale Tudo, perché il Vale Tudo è un po' più anziano dell'MMA, che poi non è che è diverso, è che 20 anni fa, / 25 anni fa, l'MMA veniva chiamato Vale Tudo perché si praticava principalmente in Brasile, quindi il nome Vale Tudo deriva proprio dalla parola vale tutto. E trovava le sue origini in Brasile, poi si è tra virgolette, non dico spostato, ma si è incrociato con altri stili simili, come per esempio noi avevamo il pancrazio, o magari in Russia hanno il sambo, e comunque parliamo sempre di MMA, cioè cambia il nome ma non la sostanza, okay. Cambia magari qualcosina, per esempio nel Vale Tudo erano consentiti anche gli schiaffi, per esempio, e alcuni colpi e alcuni incontri, chiedo scusa, alcuni incontri, ho visto incontri di Vale Tudo fatti a mani nude, quindi parliamo di queste cose qui. Dire che ora di oggi facciamo MMA è anche dire che abbiamo imposto delle regole dove prima non c'erano. Ok, allora ragazzi, visto che mancano 15 minuti, diciamo così, vorrei parlare di, passatemi la parola, di un po' di gossip, ma volevo sapere la vostra su due notizie che ovviamente saprete già dove vado a parare. Una, la questione di Willy, di Colleferro, dei fratelli che hanno picchiato brutalmente questo ragazzo, e volevo sapere cosa ne pensavate voi di questi fenomeni, diciamo così. Ma secondo me hanno parlato tanto a sproposito di questa vicenda tutti i media nazionali. Secondo me anche i fratelli bianchi sono stati da condannare sicuramente, però sono stati sfortunati, perché è capitato mille volte a me magari purtroppo di trovarmi in certe situazioni, ho lavorato tanti anni in discoteca, eccetera, e in certe risse magari poi nessuno si è fatto male gravemente, ma un attimo che una persona magari colpita sbatta la testa per terra e succeda una tragedia. Secondo me loro non volevano uccidere il povero Willy, e purtroppo è capitato, e questo è stato poi un cavallo di Troia per parlare male dell'MMA, dicendo che questi erano violenti, questi erano lottatori di arti marziali miste, eccetera. Io sinceramente non li conoscevo, non erano degli atleti professionisti, e la stampa italiana poi ci gode e quindi sputa merda e spara merda sul mondo che non conoscono,
e che è facile da attaccare, soprattutto quando accadono queste vicende spiacevoli. Paolo, vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, sono più o meno dello stesso avviso di Gianluca, nel senso che comunque bisogna entrare bene nel merito della faccenda. È una faccenda molto delicata perché ci ha perso la vita un ragazzo, però io parlo di me. Io so quello che sono in grado di fare una persona fuori dalla palestra. Quindi, per qualunque motivo, ho sempre evitato, anche quando avevo ragione, ho evitato, o al massimo ho immobilizzato perché ci insegnano a farlo, ho immobilizzato, mi dava fastidio e ho aspettato le forze dell'ordine. Se io sto nel giusto, nella ragione. Io non so, non ricordo da bene per quale motivo sia successo questa rissa, non lo ricordo, però posso dire che se uno è un atleta non ha bisogno di tirare i pugni, quindi può benissimo mettere a terra la persona. Certo, la persona a terra può cadere, sbattere la testa e morire comunque, però è diverso da tirare un pugno, è diverso. E io sono di questo avviso qui. E in modo particolare sono dell'avviso che chi insegna deve saper insegnare non solo la parte tecnica, ma soprattutto la parte morale. Perché se noi insegniamo ai ragazzi delle tecniche che possono essere anche mortali, dobbiamo insegnargli che quelle cose lì vanno fatte nei momenti giusti e nei luoghi giusti. È come quando io vorrei prendere anche un attimino in esempio un'arma da fuoco. L'arma da fuoco è fatta per uccidere, lo sappiamo tutti, ma chi Certo. preme il grilletto è chi ci sta dietro l'arma. Quindi se l'arma la metti lì e la tieni a posto e la usi solo per difesa, va bene, ma se l'arma ce l'hai sempre in mano e ci gioco ora e ci gioco domani, prima o poi farai del male a qualcuno. È la stessa cosa con le arti marziali. Se io sono una persona che le arti marziali le pratico solo in palestra e solo nei posti consoni, va bene, ma se io sono magari una persona che vengo indottrinata male e le arti marziali le comincio a portare anche fuori a modo di scherzo, poi magari da modo di scherzo diventa a modo di spavalderia, da modo di spavalderia diventa poi un mezzo per uccidere qualcuno. Ora io ripeto, non sto più facendo riferimento alla questione del ragazzo Willy, però voglio far presente che chi insegna deve saper insegnare bene. Ok, un altro gossiper, cosa ne pensate della questione di McGregor e l'altro fenomeno di Facchinetti? Che è un coglione, Facchinetti. È un coglione, uno che sta fino alle 3 di notte da McGregor, ubriachi e qualcos'altro, cosa vuoi che succeda? Lui si è fatto solo pubblicità e basta, ma Sì. Sì, ribadisco, secondo me Facchinetti è proprio un coglione, se no con sua moglie sarebbe stata a casa e non sarebbe successo niente. Sì. beh, Paolo, tu dalla risata la pensi uguale, credo, vero? Allora, io sinceramente penso che McGregor, vabbè, è uno che fa show ovunque. Comunque, come io sono stato da poco poi in Irlanda e vi posso garantire che hanno effettivamente il vizio di bere e cambiano umore in 5 minuti. Io penso che McGregor magari, non so in quel momento che cosa gli abbia preso, però posso dire che Facchinetti, che dice ho preso un pugno da McGregor. Beh, mio caro Facchinetti, ti garantisco che se McGregor ti aveva tirato un pugno, tu ora non stavi manco a raccontare. Magari ti voleva tirare un pugno, ti ha sfiorato e ok, d'accordo. Però, cioè, dai, Paolo, lui ha facci detto sopra, no, su questa cosa, perché sul serio, è solo magari l'ennesima bravata di McGregor che si è trovato Facchinetti di sì, mezzo. ma lui ha lui Facchinetti in radio disse che gli ha tirato un pugno e è volato dall'altra parte della stanza. Ma che cose volate, ma
Ma che mi piacere, scusate. Al massimo cadeva a terra. Cioè, se gli aveva tirato un vero pugno, io penso che sarebbe caduto a terra come minimo, non che sarebbe volato, cioè non avrebbe avuto, avrebbe subito un KO. Ma di, sì, stiamo parlando di un atleta che ha messo a terra i migliori atleti del mondo. E allora, ragazzi, siamo arrivati alla nostra oretta insieme. Volevo ringraziarvi in primis per aver accettato questa intervista con me. Spero che vi siete trovati tutte e due bene. E di solito io lascio l'ultima parola agli intervistati, dove loro diranno una parola riguardo l'MMA, una frase, un motto, dove io appunterò su un quaderno e poi farò una live dedicata dove leggerò tutte le frasi di voi intervistati. Io volevo che Paolo mi dicesse prima la sua frase riguardo il mondo dell'MMA. Moderatori, state pronti, appuntate quello che sta per dire Paolo, che è molto importante. Me la preparavo un po' di più, però penso che le MMA siano uno sport sacro, perché comunque alla base hanno il rispetto assoluto per il proprio avversario e sono un qualcosa che riguarda individualmente me e individualmente lui. Quindi sono un qualcosa di sacro per quanto mi riguarda. Ok, tu Giallo? Beh, io ti dico che la MMA è, nella maniera più assoluta, lo sport più bello del mondo. Un consiglio posso dare è di praticarlo. E il mio massimo rispetto va a qualsiasi uomo che riesca a trovare il coraggio a chiudersi dentro una gabbia con un altro. Ok, io vi ringrazio davvero di cuore, ragazzi, siamo arrivati a un'ora di chiacchierata insieme. Spero ovviamente che... Quanta gente c'era, signore? Me lo dice alla fine, mi arriva l'email appena stacco. Ma se volete vi giro tutto. Vi giro... Magari, per curiosità, che magari eravamo in quattro. Uno, due, tre collegati e basta. Esatto. No, c'erano delle persone, c'erano dei ragazzi, anche qualcuno che mi ha detto che è stato radiato. Vabbè, poi sono cos'è loro che scrivono, gli utenti miei. Sì, io no, perché ha detto che ha difeso delle ragazze fuori da una discoteca, ha esagerato, ma quello... Ritorniamo al disco... Ma non lo so, io non c'ero, non voglio sapere niente. Fantastorie, le sento quotidianamente. Bravo, Gianlu. Allora, ragazzi, io vi ringrazio fortemente, chiudo la live qua. Saluto Gianluca Lo Cicero con un grosso abbraccio. E Paolo, ciao Paolo. Con un abbraccio ancora più grosso, perché quel cappellino è bellissimo. Grazie. Ciao Gianluca, grazie. Ciao Paolo, ciao Simone. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Ciao.